Io ho lavorato di squadra, il mio unico obiettivo era riportare Giacomo su quella sedia, era il mio obiettivo principale. Oggi per me è anche stata una giornata molto emozionante perché venivo da 4 anni di consigliere comunale, per me è una nuova esperienza. Passo, diciamo, dalla parte del Parlamento alla parte del governo, potremmo dire, e quindi questa è sicuramente una nuova esperienza che mi dà nuovi stimoli ed è anche interessante, insomma, affrontare l'amministrazione da un'altra prospettiva, perché ti assicuro che il lavoro della Giunta è completamente diverso dal lavoro del Consiglio. Tra l'altro hai delle deleghe anche importanti, la prima tra tutte è il contenzioso, insomma. Guarda, nella sostanza devo dire la verità, Giacomo, sempre in un segno di continuità, mi ha confermato in buona sostanza le stesse deleghe che avevo prima, ovvero il contenzioso. Una delega a cui tenevo tantissimo era quella della viabilità e del traffico, perché uno dei miei pallini insieme a Giacomo è proprio quello finalmente di riportare l'Alcamino a essere un paese con poche auto, diciamo, in sosta, diciamo, creare quei famosi parcheggi periferici. Quindi abbiamo già tante idee per liberare un po' e creare un arredo urbano più gradevole anche per i turisti e i cittadini. Ci vorranno i tempi tecnici per riavere di nuovo la struttura a disposizione. Come ben sanno i cittadini, perché l'ho detto in campagna elettorale, il contratto del porto tecnicamente scade a maggio. C'è in atto un ricorso da parte del comune per ritornare in possesso per i mancati pagamenti dei canoni. Il TAR ne discuterà il 25 gennaio, se non mi sbaglio. Se ne usciamo vincitori il 25 gennaio, meglio, ripartiremo praticamente subito da lì. Altrimenti saremo costretti ad aspettare la scadenza naturale del contratto.